E adesso appunto è venuto il momento di benvenuta. Avete domande per caso su questo? Insomma, sentivo che già prima qualcuno faceva domande prima ancora che andasse il film. Se ci avete curiosità potete chiederle. È una storia molto, molto chiara e parla di tante tematiche diverse, interessante a mio avviso proprio. Si parla di immigrazione, si parla di rapporti anche di coppia, di rapporti a distanza, così dire, quindi, e poi ecco questo, questo vivere la politica in modo in parte superficiale, in parte si paga anche questo, insomma è pieno di cose. Adesso non voglio fare addentrarmi in una sorta di recensione, ma vorrei invece chiamare subito qui con me gli altri ospiti della giornata, di questa giornata polacca, che facciamo soprattutto per festeggiare il nostro presidente onorario Krzysztof Zanussi. E lo vorrei proprio qui vicino alle nuove generazioni, quindi queste due generazioni di cinema polacco. Mi sembra un momento molto bello, ma insieme al maestro Zanussi chiamo Marek Lis, che è critico cinematografico nonché docente universitario, e anche possiamo dire insieme al maestro Zanussi un po' anche il compie 25 anni, tra l'altro, Festival di Zamość, e qui abbiamo i direttori Andrzej Bubeo e Wiesław Mokczycki. Prego. Oggi non abbiamo neanche il problema del palco non calpestabile, perché non, sapete che non possiamo starci in troppo, invece qui siamo per terra, quindi. E allora vorrei chiamare anche, ci ha fatto un grande regalo a venire con noi questa sera, il vicario generale della diocesi di Termini Alenia Melia, Monsignor Salvatore Ferdinandi, che stasera rappresenta anche il vescovo, padre Giuseppe, è voluto venire anche lui appunto a festeggiare un grande maestro del cinema polacco ed europeo, ma a cui noi proprio personalmente dobbiamo tanto, perché se questo festival, nato 15 anni fa, senza esperienza, da appunto un istituto, l'Istes, che si occupava allora solo di teologia, storia, filosofia, quindi il cinema era anche una cosa nuova, e infatti insomma era nato in modo molto arrangiato. Il primo salto lo abbiamo fatto proprio grazie al maestro Zanussi, che poi non è stato l'unico, perché poi ogni tanto ci dà nuovi stimoli. Grazie a lui 3 anni fa siamo entrati anche nella rete internazionale dei festival di cinema spirituale, e quindi se stiamo crescendo lo dobbiamo davvero a lui, quindi oggi è una serata per noi molto molto importante. Io vorrei dare la parola appunto a Monsignor Ferdinandi per un saluto. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, a partire appunto dal maestro Zanussi, ma a tutti quanti voi, e questo a nome di Monsignor Giuseppe Piemontese, il nostro vescovo, che ovviamente con rammarico non è potuto essere presente in questa serata, perché gli impegni che sta portando avanti adesso sono notevoli, soprattutto la visita pastorale che sta conducendo lo impegna intensamente, per cui non è potuto essere presente, però ci teneva che arrivasse il suo saluto a tutti quanti voi, proprio a cominciare dal maestro Zanussi, per questa bella iniziativa estremamente interessante sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto artistico, ma anche come proposta di riflessione e anche di stimolo a vivere la dimensione culturale affrontando le varie tematiche ora attraverso il linguaggio filmico. Il film diventa veramente uno strumento di comunicazione di grande livello, e se questo viene utilizzato proprio per affrontare e anche trattare le varie problematiche sia del passato, ma che anche sono del presente, perché ci interpellano direttamente,
diventa un mezzo interessante e importante per coltivare la nostra cultura, ma anche per aprirci a sempre tematiche nuove. Per cui grazie per questa iniziativa e complimenti anche per tutta l'iniziativa che riguarda appunto il festival che si sta adesso svolgendo, questo che ormai dicevi è a 25 edizione. Quindi significa che già è stata consolidata nel tempo e quindi anche ricca di questa esperienza del passato, può essere un'iniziativa che cresce ancora e vi auguriamo, ci auguriamo che possa crescere sempre per poter essere una proposta significativa per la nostra popolazione sul nostro territorio. Quindi complimenti per tutto questo e buon proseguimento per un ottimo svolgimento di tutta quanta, non soltanto la serata, ma tutto l'arco del tempo, mi sembra che sono, diciamo, i giorni impegnativi, proprio perché questa proposta possa essere sempre più apprezzata e magari che si possa vedere la sala piena, no? Di partecipanti, perché colgono la rilevanza e il significato di tutto questo. Grazie. Grazie a Don Salvatore. Allora, io vorrei chiedere a Marek, appunto, che conosce molto bene il cinema e il cinema polacco, è anche presidente di Cygnis Polonia, tra l'altro, cosa ne pensa appunto di questo passaggio generazionale. Stiamo per vedere il primo film di Krzysztof Zanussi, abbiamo appena visto appunto un corto realizzato da studenti di cinema. Ma non saprei se c'è un passaggio, perché abbiamo a che fare con un artista attivo, che è Krzysztof Zanussi, che sta lavorando sempre, e poi la generazione giovane che già sta lavorando. Quindi penso che si tratti piuttosto di una cooperazione, di uno scambio di idee, degli sguardi diversi che crescono, che maturano, e vedremo sia cosa avranno da raccontare i giovani e cosa ci avrà da proporre Krzysztof Zanussi col suo prossimo film. Grazie Mario, io non sono appunto, non posso resistere alla tentazione di chiedere al maestro Zanussi un parere anche su quello che abbiamo appena visto, perché parliamo non solo di opere artistiche ma anche di contesti politici molto diversi, e lui appunto che li ha attraversati e li sta attraversando tutti, e è molto interessante anche il suo sguardo appunto su, anche perché appunto da sempre, tuttora appunto, non era solo allora ma anche oggi, Krzysztof Zanussi è una voce critica molto autorevole, a volte paga anche, no? questo suo anche anticonformismo. Se questo è anticonformismo non so dire, ma i giovani sono ugualmente conformisti come i vecchi, il percentuale dei non conformisti è sempre minore, la gran parte fa le cose che sono applaudite, che sono ben volute, e questo non cambia, no? Non sono molto affascinato dal fatto della differenza delle generazioni, le generazioni sono molto simili e non vedo grandi differenze. Invece qui è una storia simpatica, ma non sono professore di UCI, non posso fare una critica, lo farò privatamente, ma sicuramente è un film interessante, rilevante anche, e dimostra l'anima viva dei giovani nella scuola di Buci. Come è cambiato il modo anche di rapportarsi appunto con i governi, le manifestazioni dai tempi anche di Solidarnosc a oggi, a suo avviso? No, certo, dall'epoca di Solidarnosc, per prendere parte nella manifestazione significa rischiare di essere incarcerato, invece qui non è così grave, incarcerazioni sono rare. Andrei e Wiesław, appunto, sono stato il primo legame che ci ha creato proprio il maestro Zanussi nel 2006 ormai, sono tanti anni di gemellaggio, vorrei che anche loro ci dicessero che cosa rappresenta Krzysztof Zanussi per il loro festival, appunto, che dicevo è giunto ormai alla 25ª edizione, e per il cinema. Buonasera. Zawsze to dla nas wielki zaszczyt i honor stać na scenie i w Zamościu, i w Terni z panem Krzysztofem Zanussi. Per noi è sempre una gioia e un onore di trovarsi sul palcoscenico
sia a Zamość, qua a Terni, con il signor Krzysztof Zanussi. Grazie maestro Zanussi, grazie Arnaldo, grazie a tutti gli organizzatori Popoli Religioni. Grazie. Non so se ho capito bene, ma ha ringraziato tantissimo gli organizzatori. Dla nas, dla Festiwalu Zamojskiego, maestro Krzysztof Zanussi jest kołem ratunkowym. Per noi a Zamość nel Festival Sacrofilm, che tra l'altro arriva alla 25esima edizione, Krzysztof Zanussi c'era molto d'aiuto, ci ha salvato, potrei dire, la vita. W przyszłym roku będziemy przeżywać 25. edycję Sacrofilmu. L'ho già detto, la 25esima edizione avrà luogo nel marzo dell'anno prossimo. Ale po trzeciej edycji Sacrofilmu pojawiła się wielka klapa. Però anni fa, dopo la terza edizione, non sapevamo più cosa fare con questo festival. I było tak, że z panem dyrektorem Andrzejem wypiliśmy kawę i obejrzeliśmy film o koniu Czarny Książę. Era così che con il direttore Andrzej Bubea ci siamo presi un caffè, abbiamo visto un film Principe Nero su un cavallo. I wtedy właśnie pojawiła się myśl, a już poznałem pana Krzysztofa dwa lata wcześniej. E tu un'idea ci è venuta, siccome io avevo conosciuto signor Zanussi qualche anno prima. I właśnie jako czwarta edycja pojawiła się taka mała prezentacja czterech jego filmów jako punkt wyjścia w przyszłość. E la quarta edizione abbiamo proposto quattro dei film di Krzysztof Zanussi e questo ci ha aperto anche il cammino verso il futuro. I wierzymy głęboko i na pewno przekonani jesteśmy, że spotkamy się w Zamościu w przyszłym roku po raz 21. Quindi siamo convinti che ci incontreremo a Zamość tra pochi mesi per la 21ª volta. No i dzięki panu Krzysztofowi Zanussiemu spotkaliśmy organizatorów Festiwalu Popoli Religioni w Terni. E anche grazie a Krzysztof Zanussi abbiamo incontrato gli organizzatori, direttore del Festival a Terni. I dlatego dziękujemy za zaproszenie, za życzliwość i zapraszamy do Zamościa. Perciò siamo molto grati per questo invito e invitiamo a Zamość. Dzisiaj, kiedy wylądowaliśmy w Rzymie, powitał nas rzęsisty deszcz. Oggi arrivati a Roma ci trovamo sotto la pioggia forte. Ten deszcz można potraktować jako zwyczajne zjawisko klimatyczne. Questa pioggia la possiamo considerare un fenomeno naturale del tempo. Ale sięgając do myśli biblijnej, rzęsisty, ufity deszcz jest zawsze symbolem Bożego błogosławieństwa. Però, rileggendo le pagine della Bibbia, vediamo nella pioggia la benedizione del Signore. I dlatego życzymy tego błogosławieństwa i obfitości łaski dla naszego maestro Krzysztofa, dla tych młodych twórców filmowych i dla organizatorów festiwalu. Niech te owoce festiwalu będą najpiękniejsze. Perciò auguriamo questa benedizione del Signore al nostro maestro Krzysztof Zanussi, agli artisti giovani e al festival, che tutto possa portare un frutto migliore. Grazie. Dziękuję. Nel 2006, prima lo ricordavo, per la prima volta abbiamo avuto Wiesław Andrej e Krzysztof Zanussi, e Krzysztof Zanussi, ricevendo l'angelo alla carriera, disse una frase interessante, dice: credenti di tutto il mondo, unitevi.
E poi non l'ha solo detto, perché appunto l'ha fatto, in questi anni ha tessuto una rete proprio tra i festival del cinema interreligioso e del festival spirituale. Da allora sono cambiate molte cose, la nostra rete si è allargata, ma ci sono state una serie di raduni iniziati a Barcellona nel 2016 di chi fa questo tipo di cinema. Volevo sapere come vede appunto il cinema metafisico oggi. Lo vedo sempre come un cinema minoritario, come un cinema un po' emarginato, perché la maggior parte del pubblico vuole vivere in una falsa tranquillità senza vedere la prospettiva metafisica, perché questa prospettiva fa paura e la gente vuol dire tranquillamente, anche se questo significa una grande autolimitazione. Però questi bravi organizzatori dei festival che vanno un po' controcorrente, credo che spesso delegano troppo al Spirito Santo, invece devono organizzare loro i contatti tra le persone che hanno un parere simile. Scoperto tra l'altro al Festival della Salette, un altro dei festival di questa rete, che ci sono, per esempio in Francia sono tantissimi i festival di cinema religioso, non sono in contatto tra loro come lei sottolineava. Anche in Barcellona sono due festival molto simili e non si conoscono. Ma proprio per questo siamo contenti che invece noi stiamo creando questa amicizia. Appunto oggi per tutta la settimana abbiamo anche Anna Carapetian, che è presidente di giuria e che è direttrice del Fresco Film Festival in Armenia, che ha ospitato il raduno quest'anno, quindi qualcosa si sta muovendo piano piano, e questo è soprattutto grazie a Cristo Zanussi, quindi lo ringraziamo ancora. L'ultima domanda prima di vedere il film: questo film, ecco, diciamo qualcosa anche del film, perché è un film molto importante che ha segnato poi una pietra miliare del cinema non solo polacco. Come nasce la struttura del Cristallo? Sicuramente in parte nasce dai suoi studi. Sì, perché io sono ex fisico, un fisico caduto nel cinema. E perché sono caduto in cinema? Perché dopo 4 anni dello studio ho capito che io, amore per la fisica, è sempre vivo, però fisica non mi ha mai amata. E così dovevo riflettervi e capire che io non volevo limitare i miei sogni, e era chiaro dopo 4 anni che il premio Nobel di fisica non è riservato per me, e niente meno che il premio Nobel mi interessava. E così finalmente sì, sicuramente. Ma questo film non è autobiografico, cioè forse c'è un'autobiografia dove sono due personaggi, e come diceva Flaubert parlando di Madame Bovary, Robert diceva: Madame Bovary sono io, e io sono questi due personaggi contrastati, uno uomo che per agire, per fare qualcosa, per cambiare il mondo, per essere attivo, deve accettare compromessi e un prezzo etico, deve accettare una sporcare il mal. E un altro chi si ritira, chi spreca il suo talento, che si autolimita, anche commette lo stesso errore, non trova una strada per realizzarsi pienamente. E questo mi interessava, questo è il problema che vivo da tanti anni, perché da una parte, per ottenere qualcosa devo accettare tanti compromessi. Il compromesso più doloroso dell'epoca comunista era silenzio, che non abbiamo parlato, che non abbiamo protestato, sapendo che questo è il prezzo per poter continuare il lavoro. E anche questo, anche oggi, succede che tacemo pensando che non vale la pena aprire la bocca, invece le cose cattive accadono. Bene, questo era un punto di partenza di questo film. Un film, posso assicurarvi, molto corte, perché quando l'ho girato il primo montaggio sono state 2 ore
e 40 minuti era di una noia incredibile. E qualcuno dei miei produttori mi ha suggerito di guardare qual è la norma minima del lungometraggio. Sono un'ora e 15 minuti e questo film è precisamente un'ora e 15 minuti, niente di più. E così credo che forse questa noia non è così forte come era all'inizio. Per un film tipo contemplativo, qui sono i motivi che ricorrono, ma non c'è un'azione viva e una drammaturgia molto aperta. Così ho concepito questo film. Infatti il primo passo internazionale di questo film era un festival internazionale di Bergamo, dove sono arrivato prima volta come l'autore di un lungometraggio per il festival. Era un festival contestato e io mi ricordo solo nella piazza e i giovani italiani che urlavano fascisti borghesi ancora pochi mesi. Io non ho capito niente, se sono borghese, se sono fascista, no. Allora perché ancora pochi mesi? Che cosa vogliono loro? E hanno interrotto il festival, così il film non era proiettato. No, 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 no. E dopo mi hanno mandato le autorità polacche in Argentina e questo film ha debuttato nel festival di Mar del Plata. E a Mar del Plata, alla mia grande sorpresa, ho ricevuto premio per miglior sceneggiatura e questo era il mio primo passo nel cinema internazionale. Così è iniziata questa storia. C'è ancora qualcosa che non so se tra voi sono i giovani cineasti, ma posso confessare una stupidaggine estrema. Come molti giovani volevo essere rivoluzionario, allora pensavo di commissionare le musiche prima di girare il film. Due compositori mi hanno detto questo è assurdo, il terzo, che aveva grande esperienza, ha detto sì, questa è una domanda assurda, ma possiamo farlo. E abbiamo fatto una incisione della musica prima di girare, dopo abbiamo girato nei boschi con playback permanente, dopo ho montato questo film e l'effetto era patetico, era completamente ridicolo, il film aveva faceva l'impressione di un disegno animato, perché ogni ombra è un accento nella musica. E così abbiamo dovuto fare le musiche nuove, credo che sono molto riuscite, ma tutte diverse. Allora la mia rivoluzione non ha funzionato da questo tempo con il mio compositore, con chi siamo stati amici e abbiamo lavorato sempre fino alla sua sulla morte 2 anni fa, non abbiamo più mai parlato delle musiche. Lui vedeva un film e faceva il suo commento che io tacevo, non avevo coraggio di aprire la bocca. E il mio compositore, Wojciech Kilar, un personaggio straordinario, io lavoravo sempre con lui. Lui invece mi ha tradito molte volte con altri registi come Francis Ford Coppola, come Polanski, come Wajda, Kieślowski, Jane Campion e tanti altri. Allora io, geloso come una vecchia moglie, protestavo dicendo come puoi fare le musiche così buone per i miei rivali, per i miei competitori. E lui diceva, se tu facessi film così buoni, io posso scriverti anche le musiche simili. Se il nostra amicizia ha sopravvissuto questo insulto, vuol dire che era un'amicizia veramente profonda. Noi a 50 anni dal mancato Festival di Bergamo siamo contenti di vendicare il film e 50 anni dopo la mancata proiezione a Bergamo la proiettiamo qui. Prima di vedere il film, l'ultima cosa è che appunto noi lo ricordo ancora perché è stato il nostro primo premio alla carriera, non potevamo che darlo a Christoph Zanussi e lui ricevendolo disse ma insomma a me il premio alla carriera non è che mi piace tanto perché il premio alla carriera si dà alla fine della carriera, io voglio invece ancora fare molti film. Bisogna dire che da allora di film ne ha fatti tantissimi e tutti molto belli e devo dire anche in crescendo, perché l'ultimo film che abbiamo proiettato qui, non so chi c'era l'anno scorso, Ether, io penso sinceramente che sia un capolavoro, è uno dei più belli di tutta la filmografia, quindi
sicuramente questo premio che le abbiamo dato in realtà le ha portato molta fortuna, e quindi gliene diamo un altro. Grazie. E quindi per festeggiare i 50 anni di carriera di Cristo, lo apriamo magari, lo tiriamo fuori anche, perché il nostro angelo di cristallo... Ah sì, bellissimo e trasparente, allora posso mostrarlo a tutti, tante grazie. E spero che questo non concluda la mia attività. Grazie. Allora, ci vediamo finalmente allora il film. Grazie ancora a Cristo Zamussi, grazie a Dominica, a Ming, a Viso, a Fammarek, ad Andrei e a Don Salvatore. Buona visione, la struttura del cristallo.